Immagino sia capitato anche a te di leggere quel libro, di ricordare che era bellissimo, ma quando provi a raccontarne e spiegarne i concetti non ti ricordi assolutamente nulla. In questo video proviamo a vedere quali sono le tecniche e alcuni consigli per provare a ricordare meglio quello che leggi. Ma prima di parlarne mi presento, io sono Federico Rognoni, sono un consulente e social media manager. Ad aprile 2019 ho creato il progetto Ronix Books con l'obiettivo di avvicinare più persone possibili alla lettura. Attualmente siamo presenti praticamente su tutte le piattaforme, compreso TikTok e Instagram e il podcast, che stiamo facendo moltissimi episodi in questo periodo, e inoltre sono uno studente di economia in cattolica. Ma torniamo a noi. Come molti di voi sapranno, nella mia pagina su Instagram parlo principalmente di libri di business, libri di economia, di filosofia, e le principali due domande che ricevo è: come fai a leggere così tanto e come fai a ricordare tutto quello che leggi? Per la prima la risposta è il fatto che in realtà non sono velocissimo, ma il fatto che leggo comunque tanto e quindi dedico molto tempo alla lettura. Inoltre, come ho detto anche in un altro video, più leggi e più sarai veloce a leggere, perché è come un'abilità che si inizia a imparare, e più dedichi tempo alla lettura più andrai veloce. Invece, per quanto riguarda la seconda domanda, ovviamente è impossibile ricordare tutto quello che leggiamo. Infatti penso che per tutte le persone che leggono, il superpotere che vorrebbero avere è quello di ricordare tutto quello che leggiamo. Se ricordassi veramente tutto quello che leggo, sarei a posto. Ovviamente, quindi, almeno che sei Microsoft di Switch e quindi ti ricordi assolutamente tutto, sarà impossibile ricordare quello che leggi, o almeno non completamente. E quindi in questo video vedremo alcuni consigli e alcune tecniche che ho imparato col tempo che ti aiuteranno a ricordare quel tassello in più che nel complesso sarà una grandissima quantità di materiale che avrai a disposizione. È importante capire che per ricordare quello che leggi e quindi per aumentare la tua conoscenza è importante leggere come se fosse una cosa piacevole, non deve essere una gara verso qualcuno e quindi chi legge più libri in meno tempo. Quindi ricordatevi sempre, non c'è nessuno che vi rincorre, prendetevi il vostro tempo, leggete con calma e usate magari qualche consiglio di quelli che vi darò in questo video. Prima di tutto, come abbiamo visto anche in un altro video, devi leggere con un obiettivo. Infatti quando leggerai con un obiettivo, con qualcosa che vuoi apprendere grazie a questo libro, sarà molto più facile ricordare. Quindi cerca di capire perché stai leggendo quel libro e qual è il valore aggiunto che ti vorrà dare. Questo è davvero molto importante, perché già solo questo ti darà molta più motivazione e quindi leggerai il libro con molta più consapevolezza e saprai quello che vorrai imparare, ed è molto più facile che lo ricorderai per più tempo. Poi inoltre, se il libro che stai leggendo l'obiettivo è quello di insegnarti una skill specifica, è importante iniziare ad applicare fin da subito quello che stai imparando. Ad esempio, se stiamo leggendo un libro e ci dà alcuni esercizi, è molto importante che iniziamo a farli fin da subito. Un'altra cosa, ad esempio, se stiamo facendo una skill come ad esempio Facebook Ads, è importante andare a prendere il business manager in questo caso e iniziare a studiare la piattaforma direttamente dall'interno, iniziando a fare un po' di pratica, andare a studiare come è veramente però vista da un altro punto di vista, non sul foglio ma direttamente sul computer. Questo ci darà una grandissima mano a ricordare. Infatti associeremo l'informazione all'esperienza e questo farà sì che il cervello sarà molto più portato a ricordarla. Quindi è molto importante capire che leggere non deve essere un'attività passiva dove non facciamo praticamente niente, deve essere un'attività attiva volta a migliorarsi. La prima vera tecnica è quella di sottolineare. Lo so che l'avrei sentito 10.000 volte, ma sottolineare nella maniera corretta è davvero fondamentale. Non basterà sottolineare tutto, infatti l'unico effetto è che tutta la pagina sarà di un altro colore e non avrà una vera e propria utilità. Penso sia capitato a tutti che magari iniziamo a sottolineare una frase convinta sia importante, poi vediamo che quella non era importante ma magari pensiamo che sia importante quella successiva, allora continuiamo a sottolineare e ci troviamo con un paragrafo tutto sottolineato e scopriamo che in realtà non era importante quanto pensavamo. Infatti ovviamente il mio consiglio è quello di sottolineare dopo aver già letto. Infatti noi leggiamo, iniziamo a capire quali sono i punti chiave che ci servono e poi andiamo a sottolineare. È inutile iniziare a sottolineare sperando che quella sarà la frase che ci servirà. Vi chiederete: allora cosa devo sottolineare? Io solitamente mi limito a cercare le parole chiave e a sottolineare i punti chiave, quindi non solo le parole, magari le frasi collegate alla parola chiave. Infatti in questo modo, se le parole chiave trovate sono quelle giuste, il tuo cervello sarà molto più facilitato a trovare una linea che le unisca, e quindi quando tu andrai a riprendere il libro capirai praticamente immediatamente il concetto che avevi imparato, e quindi il tuo cervello lo imparerà subito e lo ricorderà subito. Un'altra cosa molto interessante è il fatto che se tu leggi con un Kindle potrai andare a portare il file con tutte le tue sottolineature su un file esterno e quindi rileggerlo quando vorrai. La seconda tecnica è invece chiamata pre-read. Ovvero, prima di andare a leggere un capitolo, un paragrafo, o dipende dalla dimensione ovviamente dei capitoli, se abbiamo un capitolo di 50 pagine è praticamente impossibile farlo, dobbiamo andare a vedere un po' le pagine che ci saranno successivamente per andare a vedere quali saranno i punti che andrà a toccare. In questo modo sarà anche più facile andare a creare un collegamento fra tutte le parole chiave, perché sapremo già cosa ci potremo aspettare e inizieremo a fare collegamenti anche con magari delle conoscenze pregresse, e quindi sarà molto più facile poi ricordare andando a fare tutti questi collegamenti. All'inizio facevo l'errore
dolore di non andare a vedere le pagine successive per paura che ci fosse qualche spoiler e quindi mi rovinassi la lettura. Però questo può valere solo per i libri in narrativa, come ad esempio Harry Potter. Però se stiamo leggendo un manuale o un saggio, è inutile cercare di non fare gli spoiler, ma in realtà è semplicemente utile per andare a capire meglio quali sono i punti che andrà a toccare successivamente. Infatti la fase di pre-reading è assolutamente fondamentale. Dopodiché un'altra cosa che faccio è andare a prendere gli appunti o direttamente sul libro o su un foglio separato. Ma cosa scrivo in questi appunti? Solitamente scrivo la mia opinione riguardo quel concetto, quell'argomento, soprattutto se ho letto altri libri come quello. Questa tecnica l'ho presa da Bill Gates, quindi non l'ho inventata assolutamente io. Oppure un'altra cosa molto interessante è andare a fare un riassunto a fine del capitolo oppure a fine del paragrafo, anche questo dipende dalla lunghezza del capitolo, andando a segnare la pagina con un post-it oppure direttamente scrivendo sul post-it. In questo modo poi semplicemente andranno a sfogliare queste pagine con i vari riassunti, potremo ricordare tutto immediatamente. Questo è molto utile per due motivi. Il primo è che puoi andare a capire se hai compreso quello che hai letto, e se così non è, puoi andare a rileggere direttamente il paragrafo che hai appena visto e quindi andare a capire meglio il concetto. Inoltre, il secondo vantaggio è il fatto che poi successivamente potrai andare a rivedere queste pagine dove hai fatto riassunti e quindi potrai ricordare tutto molto più facilmente. Il terzo consiglio è quello della concentrazione, quindi trova un luogo isolato oppure isolati te con le cuffie, quelle magari io ad esempio ascolto della musica fatta delle onde su Spotify. Questo è il fatto che è senza musica, quindi senza delle parole, senza un testo e quindi non mi distrae e inoltre mi isola dal rumori esterni. Inoltre rimuovi qualsiasi fonte di distrazione come ad esempio il telefono che è micidiale per quanto riguarda la distrazione mentre stai leggendo. Poi devi sapere più o meno quant'è il tuo tempo di concentrazione. Infatti ad esempio se il tuo tempo di concentrazione è 30 minuti, le tue sessioni dovranno durare più o meno 30 minuti perché sennò sarai fuori concentrazione e la lettura diventerà praticamente inutile. Una delle tecniche che si può utilizzare per aumentare la concentrazione è quella della meditazione. Ho fatto un altro video a riguardo che magari ti lascio in descrizione così se vuoi dare un'occhiata. Io ho seguito la mindfulness, quindi questo è un modello, ma ne esistono veramente molti. Il quarto consiglio forse è quello più importante ed è quello di condividere. Racconta ai tuoi amici quello che hai imparato, discutine, cerca di metterti alla prova per capire veramente se hai capito quel concetto. Se non conosci nessuno interessato a quegli argomenti, non ti preoccupare perché siamo nel 2020 e con internet puoi raggiungere veramente qualsiasi tipo di persona interessata a qualsiasi tipo di nicchia. Oppure apri un blog, una pagina su Instagram, un canale YouTube, l'importante è che inizi a condividerlo con più persone possibili. Proprio per questo con Ronis Books ho creato un gruppo Telegram dove possiamo discutere e iniziare a confrontarci sui libri che leggiamo. In realtà adesso l'obiettivo è quello di riportare a questo obiettivo il gruppo. Prima di passare all'ultima tecnica, che forse è un po' più strutturata, andiamo a vedere una cosa che è veramente fondamentale, ovvero i collegamenti. Questi sono senza dubbio uno strumento che ci permette di ricordare molto meglio qualsiasi cosa. In realtà anche il nostro cervello funziona per sinapsi, ovvero per collegamenti. Anche questa tecnica l'ho presa da Bill Gates e penso che lui l'abbia presa da altre persone perché è veramente una cosa molto diffusa ed è quello di avere molti collegamenti fra tutti gli argomenti che impariamo. Forse anche Elon Musk lo faceva. Ed è molto importante perché tu ricorderai una cosa che collegherai un'altra cosa, che collegherai un'altra cosa ancora, ed è molto importante perché questo è come funziona il nostro cervello e quindi per tutti questi collegamenti avremo una memoria molto più evoluta. Per questo, come ho detto prima, è anche molto importante condividere perché andremo ad aggiungere all'informazione anche un'esperienza e quindi già abbiamo un collegamento. Infine veniamo alla tecnica di Feynman. In pratica, in poche parole, dice che dovremmo andare a spiegare un concetto che abbiamo appena imparato immaginandoci di spiegarlo a un bambino di 8 anni. Se ci riusciamo vuol dire che a grandi linee abbiamo capito l'argomento, invece se non ci riusciamo dobbiamo andare indietro e colmare tutti quei buchi di conoscenza che abbiamo notato. Sicuramente tutto quello che abbiamo visto in questo video rallenterà la tua velocità di lettura, ma questo non è importante perché, come ho detto all'inizio, è importante andare a capire quello che c'è nel libro e non deve essere una gara di velocità, perché se tu stai leggendo lo stai facendo per diventare, per conoscere qualcosa di più e non deve essere invece per dire che agli altri che hai letto un libro in più. Infine l'ultima cosa che vi consiglio è quella di periodicamente, magari ogni settimana, ogni mese, andare a rivedere tutti gli appunti nei nostri libri. Ovviamente non è possibile farlo di tutti, ma magari andiamo a giro e farne ogni volta un tot. In questo modo vedrete che ricorderete moltissimi più concetti. Per questo video è tutto, se ti è stato di aiuto ti invito a mettere mi piace. Inoltre adesso ogni settimana sto pubblicando 3 video, quindi ti consiglio di iscriverti per non perdere nessuno. Inoltre se hai qualche tecnica che non ho spiegato in questo libro ti consiglio di metterla nei commenti, così tutte e due possiamo imparare. Ci vediamo lunedì con un nuovo video.